Bene, ringrazio la Corale di Ceva che allieterà questa giornata con i suoi canti. Direi che possiamo iniziare, quindi buongiorno a tutti e per gli amici della Val d'Aosta, Puzzù, accetto. E grazie di essere intervenuti questa nostra giornata commemorativa in cui vogliamo ricordare questa sciagura aerea che si consumò qui a Castelnuovo di Ceva nell'ormai lontano 25 aprile 1966, in cui, lo ricordo, persero la vita, oltre all'onorevole Corrado Jex, anche i suoi 7 membri dell'equipaggio, i suoi 7 compagni di viaggio. Ritengo sia doveroso da parte mia e a nome dei miei compaesani fare alcuni particolari ringraziamenti. Ringrazio per la loro disponibilità ad essere qui con noi oggi il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rolandin, il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Marco Biaren, il Senatore Albert Lagnès, il Prefetto della Provincia di Cuneo, Giovanni Russo, gli Assessori regionali della Valle d'Aosta, Renzo Testolin ed Emily Rini, il Consigliere regionale del Piemonte, Franco Graglia, i Consiglieri regionali valdostani, Chantal Sertin, Joël Farcoz, André Lagnès, Patrizia Morelli, il consigliere della provincia di Cuneo Rocco Politano, il sindaco di Arvie Mauro Lucianaz, i colleghi sindaci del territorio, il presidente Ennio Pastore e i vertici dell'Unione Valdoten e l'ex senatore Luciano Lorenzi. Oggi per noi è una giornata particolarmente importante. Importante perché, seppur nella tristezza del ricordo di quel lontano giorno, abbiamo fatto del nostro meglio per mantenere vivo il ricordo, per rafforzarlo e per onorare la memoria delle vittime di quella sciagura aerea. In particolar modo la memoria dell'onorevole Jex, in quanto è stato un'alta personalità pubblica di indubbie capacità politico-amministrative. Con l'auspicio che questa occasione rinvigorisca il legame di amicizia tra queste due comunità, Arvie e Castelnuovo, accomunate da questo filo conduttore comune che si chiama Corrado Jex. Questo nefasto evento, diciamo così, ha segnato un po' la storia del nostro piccolo paese per tutti questi lunghi anni. Il 25 aprile, come ho già detto ad Arvie, a Castelnuovo non è stato solo il giorno della commemorazione della liberazione dell'Italia dal fascismo, dall'oppressione nazifascista, ma era anche il giorno del ricordo di quell'aereo che spuntò tra le colline dal fondo del paese e con un percorso, oserei dire, strano, irrazionale, volteggiò per 2, chi dice 3 volte sopra il paese, volando ad una quota molto bassa. Alcuni testimoni dicono quasi a sfiorare la chioma degli alberi più alti, per poi andarsi a schiantare su una collinetta poco distante da dove ci troviamo noi ora. Immancabilmente in quei giorni, al bar, nella piazza, nelle stradine, c'era sempre qualcuno che iniziava il discorso: ti ricordi 5, 10, 20, 30 anni fa quell'aereo spuntò da quelle colline, poi venne su, poi girò, andò di nuovo giù? No, tutti davano la loro versione dei fatti. Si sentivano i racconti dei primi testimoni diretti che giunsero sul luogo dell'incidente. Il fumo nero, intenso, il fuoco ancora.
L'odore acre che rimase sui vestiti per giorni. I rottami dell'aereo sparsi tutto attorno al luogo dell'impatto. Si sentivano i racconti dei giorni successivi all'incidente, con l'andarivieni di giornalisti, di curiosi, l'atterraggio del grande elicottero proprio in un prato qua sotto al paese, con parecchie persone di Castelnuovo a vedere. Tra questi c'ero anch'io in braccio a mia mamma, all'epoca avevo un anno. Col passare del tempo, come del resto è normale, i testimoni diretti diminuiscono, vengono meno, i ricordi si fanno più leggeri, più flebili e la memoria diventa sempre più evanescente. Per questo motivo, in occasione del cinquantenario, l'amministrazione comunale che presiedo, per mantenere al vivo il ricordo soprattutto per le generazioni future, per i nostri figli, per i nostri nipoti, ha deciso di allestire questo spazio, quest'area, l'abbiamo riqualificata e l'abbiamo intitolata all'onorevole Corrado Gex. E vi abbiamo inserito questa stele, questa scultura, in onore delle vittime dell'incidente, di questa sciagura. Concludo rinnovando i ringraziamenti a tutti voi, in particolar modo a chi ha collaborato con me nella realizzazione di questa giornata. Grazie. Grazie. Adesso lascio la parola al sindaco di Arvie, città natale di Corrado Gex, Mauro Lucena. Grazie sindaco Rebuffo, grazie anche all'amministrazione comunale e alla comunità di Castelnuovo di Ceva per aver voluto quest'oggi fare questo momento di commemorazione di questa tragedia, della figura quindi di Corrado Gex e dei suoi accompagnatori. Ecco, è molto importante continuare a ricordare. Noi come comunità di Arvie, come anche ha già detto il sindaco Rebuffo, ci sentiamo legati a questa comunità, un legame che è nato da una tragedia, ma un legame che negli anni si è sempre portato avanti, un legame che si è sempre incrementato negli anni. Ecco, oltre a questo legame che deve essere mantenuto fra le nostre due comunità, dobbiamo continuare a ricordare e a spiegare chi era Corrado Gex alle generazioni future. Ecco, questa targa non deve rimanere soltanto una targa con dei nomi, e sicuramente non rimarrà così. Vedere i nomi su una targa sicuramente porta comunque a interrogarsi, a chiedersi chi erano le vittime e chi era Corrado Gex. Noi nella nostra comunità di Arvie sono tanti i simboli che ce lo ricordano. Io sono del 74, quindi quando c'è stato l'incidente non ho potuto viverlo, ma nel tempo questo ricordo si è sempre mantenuto vivo, proprio perché le varie generazioni ci raccontavano e ci raccontavano soprattutto la figura di Corrado Gex. Ecco, noi abbiamo dei simboli, una via, una piazza, lo sci club locale, una squadra di calcio, un monumento. Ecco, questi simboli fanno sì che comunque le giovani generazioni si interroghino su chi fosse Corrado Gex. Ecco, quindi anche quest'oggi, oltre al cippo che era già stato posato sul luogo dell'incidente, quest'oggi con questa targa che verrà scoperta, sicuramente anche nella comunità di Castelnuovo, diceva, ci sarà questo continuo interessamento su chi erano queste vittime anche per il futuro. Un ultimo ringraziamento io vorrei farlo a tutta la comunità di Castelnuovo di Ceva, ma non per quello che ha fatto oggi, ma per quello che ha sempre fatto negli anni. La comunità di Arvie, i valdostani, che negli anni si sono recati sul luogo dell'incidente, quindi si sono recati in questi luoghi, sono sempre stati accolti con semplicità, ma sempre con tanta sensibilità. Per cui grazie a tutti per quello che avete fatto in tutti questi anni.
Ora ci sarà l'intervento del presidente dell'Union Valdôtaine, Ennio Pastorelli. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Questo è un momento istituzionale, quindi un po' fuori luogo il mio intervento, che sarà brevissimo, nel senso che Corrado Gex è stato un uomo che è appartenuto al partito politico che io ho l'onore di rappresentare, e sono qui oggi perché noi abbiamo voluto organizzare un pullman di aderenti, di simpatizzanti e soprattutto di persone di Arvier che hanno tenuto a essere presenti oggi qui in occasione di questa cerimonia. E quindi ringrazio il sindaco Rebuffo per avermi dato l'opportunità di prendere la parola, per salutare loro e tutti voi, per ringraziarvi della vostra accoglienza, della vostra cordialità, della memoria che perpetuate nel nome di Corrado Gex e delle vittime di quella sciagura. Ma come dicevo, questo è un momento istituzionale al quale io non voglio togliere tempo e neanche importanza di interventi, per cui con queste parole vi saluto e vi ringrazio ancora tutti. Buona giornata. Prenderà la parola ora il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Marco Viaren. Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto alle autorità e al sindaco di Castelnuovo e agli altri sindaci della zona presenti, come i sindaci valdostani che ho visto poc'anzi. Sono molto onorato a portare il saluto del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in questa commemorazione in cui si ricordano, come si è detto poc'anzi, tante vittime spezzate da una sciagura aerea accaduta proprio in questo comune 50 anni fa. L'Assemblea legislativa valdostana, nel celebrare oggi il ricordo delle vittime, tende a rinnovare con forza ancora una volta la vicinanza a tutti i familiari e il sentimento di partecipazione ad un dolore che il tempo non sa sbiadire. E posso dire anche, per fortuna non sa sbiadire, perché come si è detto, il ricordo, la memoria è importante per tutti e soprattutto per le generazioni future. Corrado Gex si è seduto sui banchi del Consiglio Valle, ricoprendo l'incarico di assessore alla pubblica istruzione dal 1959 al 1963, anno in cui rassegnò le dimissioni per dare corso al progetto che aveva ben in mente, cioè la sua candidatura alla Camera dei Deputati. Giovane, intraprendente, spirito libero, poliedrico e curioso come solo le persone intelligenti sanno essere, Gex alla Valle d'Aosta ha saputo dare tanto. Gex non ha considerato la sua petite patrie soltanto uno scrigno, per quanto prezioso, di una lunga storia politica, culturale e linguistica, ma ha saputo guardare oltre i confini della Valle d'Aosta. Per Gex, infatti, la nostra regione, ben lungi da rimanere rinchiusa nelle sue montagne, doveva prendere il volo, forte dei suoi tratti di marcatamente speciali, doveva allargare i suoi orizzonti potendo contare su tutta una serie di attu da valorizzare e da sfruttare. Chiedo scusa. Come dicevo, attu da valorizzare e sfruttare. Corrado Gex quindi ha concepito la politica in maniera genuina e passionale. Ha cercato di rendere la Valle d'Aosta una fucina di autonomia. Si è dedicato in particolare ai giovani e alla scuola per far sì che tutti potessero avere un'istruzione e quindi le basi su cui costruire una vita consapevole. Purtroppo ha vissuto l'espasso di un matin. Per usare le parole di Vittor Hugo, ha vissuto un tempo così breve come un solo mattino. Eppure ha saputo dare tanto. Quando le persone muoiono così giovani, resta il rimpianto per tutte le potenzialità inespresse. Le domande su come sarebbe stata la loro vita, su cosa avrebbe ancora potuto fare, soprattutto per gli altri. A questi interrogativi non potremo mai dare risposta, ma possiamo cercare di limitare quel senso di censura profonda, raccogliendo l'esempio che Corrado Gex ha lasciato a ogni valdostano e non solo. Ognuno di noi deve riscoprire i valori, i principi su cui si fondano l'autonomia e la libertà, per incarnare quegli ideali per cui nei secoli si è combattuto. Un lavoro più delicato spetta quindi in questo senso però alle istituzioni, soprattutto oggi, in cui ci troviamo nelle condizioni di vivere un momento molto critico, di concentrazione del potere e di attacco continuo all'autonomia dei territori, con lo svilimento delle loro competenze, funzioni e risorse. Il duplice fronte quindi,
in cui operare e la difesa della nostra autonomia e la politica di comunità, proprio come aveva intuito Corrado Gex. Diamo voce quindi ai territori e alle comunità, riscopriamo l'identità e il senso di appartenenza alle nostre comunità, perché la prossimità ai cittadini e al territorio è ancora oggi l'unica via che permetterà di rispondere meglio alle diverse realtà e soprattutto a meglio interpretare le esigenze della gente. L'autonomia è proprio questo, assunzione di responsabilità volta a ricercare soluzioni adeguate e attente alla propria comunità. Corrado Gex non è stato un visionario, è stato un precursore. È stato un politico che non ha avuto paura di rimboccarsi le maniche, di studiare la soluzione di tanti problemi e di realizzare progetti ambiziosi. Quindi, su questo spirito, posso dire che Corrado Gex è un esempio non solo per noi valdostani, ma per tutti. A 50 anni della sua scomparsa, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta gli rinnova un doveroso e sentito omaggio, continuando a seguire la rotta che lui stesso aveva tracciato. E qui ringrazio anche tutta l'amministrazione di Castelnuovo per le parole che il sindaco ha espresso in questa piazza e per la volontà di intitolare anche alla memoria di Corrado Gex e le altre vittime questo angolo del paese. Una rotta che non ha colori né dei partiti, ma sorvola le montagne, rivolta al bene dei valdostani, ma anche di tutte le altre popolazioni di montagna, e che oggi lo ricordiamo. Grazie a tutti per la partecipazione. Prende la parola l'ex senatore Luciano Lorenzi. È un onore per me essere oggi qui a commemorare la figura di Corrado Gex. Allora io facevo il liceo a Mondovì, lo ricordo quell'episodio, vagamente, ma lo ricordo. Non credevo mai più oggi di essere qui in un'occasione di questo genere per ricordare una figura che oggi è particolarmente importante per più ragioni. Una è molto semplice, è la rivalutazione, la valorizzazione del ruolo del rappresentante, del parlamentare rappresentativo di una comunità, specialmente in un momento come oggi, dove questo ruolo è minimizzato, per essere ottimisti, per non dire tante altre cose. Ma c'è un altro tipo di ruolo che Corrado Gex ha ricoperto in modo importantissimo, quello di essere stato un antisignano del federalismo italiano, e io oserei dire nel mondo, perché comunque sia la direzione che stiamo percorrendo è proprio questa. Federalista vuol dire essere attaccato alla propria terra, vuol dire amore per la piccola patria, ma anche per la propria nazione, che la si vuole federale. Ecco, questo è il mio pensiero per Corrado Gex, il ricordo di un grande federalista antisignano, perito tragicamente, come dopo pochi anni un altro grande federalista, Bruno Salvadori, tragicamente anch'egli, che però sono stati antisignani nel segnare una strada che è ancora molto da percorrere, ma che comunque ci porterà avanti, perché il futuro del federalismo, ci possono essere delle tappe, delle interruzioni, ma la meta è quella, e sono sicuro che ci si arriverà, ne sono convinto, in un modo o nell'altro riusciremo a portare il messaggio di Corrado Gex a tutti. E oggi dobbiamo dire, certo, Corrado Gex è morto tragicamente, però io sono convinto che vivrà per sempre nei nostri cuori.
Ora prenderà la parola per l'ultimo intervento il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rolandè. Buongiorno a tutti, ringrazio in particolare il Sindaco Rebuffo per la sua comunità, per averci voluto accogliere in questa occasione particolare, e credo che la presenza numerosa non solo di Arvie ma della Valle dà un significato profondo a questa giornata. Una giornata sicuramente di ricordo, una giornata voluta per ancora una volta sottolineare quelli che sono gli aspetti che in particolare Corrado Gex durante la sua vita breve purtroppo ha voluto interpretare. Ora credo che purtroppo le persone passano ma le idee restano. Le sue idee, le sue intuizioni sono un punto di riferimento ancora oggi per quello che è lo sviluppo delle comunità come la nostra e le piccole comunità come questa. L'intuizione era quella di capire fin da subito che era importante investire nelle piccole situazioni, nelle zone dove sono più a rischio, per non lasciare quell'abbandono, per non arrivare a quella difficoltà di avere delle comunità che si perdono. Ora lo stiamo vivendo ancora oggi, anche questo comune, che sicuramente ha dei numeri come alcune nostre piccole realtà, soffre di queste tematiche. Purtroppo mantenere le piccole realtà costa molto di più, però il saperle mantenere vuol dire mantenere il territorio, vuol dire esercitare quello spirito di autonomia e di federalismo, che significa uno spirito di compensazione tra le varie parti che permetta di mantenere il tutto. Ora questo spirito purtroppo sta sbiadendo, perché si parla solo più di macroeconomia, i conti non tornano molte volte, il mantenere le piccole realtà costa molto di più che le grandi aggregazioni, e questo noi lo vediamo tutti i giorni e siamo confrontati soprattutto in un periodo di crisi con queste tematiche che rischiano di accelerare una visione distorta di quella che è la capacità di mantenere le realtà e le autonomie come le configuriamo. Credo che in questo senso il modo con cui Corrado Gex aveva cercato di affrontare i problemi della cultura, della scuola in particolare, davano un senso all'esigenza di mantenere persone che fossero in grado di difendersi, che avessero quella cultura giusta, necessaria, per capire quella che era la storia e per proiettarsi in quello che è la programmazione per un futuro che è e deve essere di tutti. Ora noi siamo confrontati con questi temi e soprattutto credo che dobbiamo essere rispettosi di queste idee e saperle portare avanti con la stessa energia che aveva Corrado Gex. Non sarà facile, però io credo che sia questo il modo più intelligente e importante per onorare questa sua scomparsa e per far capire che aveva seminato nel modo giusto. Io credo che il senso federalista poi che aveva e che aveva saputo imprimere, fondando anche una scuola di federalismo europeo, andava nella direzione di poter contare su un'aggregazione seria e costruttiva delle realtà, comunque con le loro diversità. Lui aveva negli occhi l'esempio, per quanto ci riguarda, della Svizzera, dei cantoni, di come dovevano funzionare, di come potevano funzionare. Oggi nella nostra realtà questi esempi sbiadiscono un po'. Il federalismo, malgrado il termine non sia ancora scomparso nei contenuti, di fatto non esiste più, non se ne parla più. Nella nuova riforma di federalismo non c'è una parola. Ora noi dobbiamo tener conto che invece su questo dobbiamo riflettere, perché solo se manteniamo forte questo spirito che era alla base dei principi con cui ha lavorato e con cui voleva far lavorare tutte le piccole comunità, solo in questo modo noi sapremo onorare quella che è stata la sua figura. Io credo che in questo momento, come mai, noi dobbiamo impegnarci sia da un punto di vista politico che nel quotidiano a mantenere viva questa esigenza, viva di una comunità, delle anche le più piccole comunità hanno un senso, un valore importante che deve essere mantenuto e collegato. Ecco perché la facoltà che abbiamo
di metterci assieme, di raccordarci, dobbiamo esercitarli. Troppo spesso privilegiamo il guardare a figure che non ci appartengono piuttosto che valorizzare le figure come quella di Corrado Gex, che è nell'anima e nello spirito quello a cui noi dobbiamo indirizzarci. Ecco, con questo spirito io ancora una volta ringrazio per questa importante cerimonia, che non è nella cerimonia in sé, ma nel significato e in che cosa vuole rappresentare per tutti noi. Un appello forte di essere più coraggiosi, di essere più determinati a portare avanti le idee che Corrado Gex ha sempre praticato. Grazie. Allora, questo era l'ultimo intervento. Adesso procediamo con lo scoprimento della targa e della stela, della scultura. Quindi inviterei gentilmente il presidente della regione Valle d'Aosta e il prefetto della provincia di Cuneo, presidente, se si presenta vicino, e il prefetto, sì, il prefetto, sì. E allora li ringrazio per prestarsi a questo atto e noi accompagniamo questo loro atto con un grande caloroso applauso. Grazie mille. Allora, io ho fatto già personalmente più volte i complimenti all'artista, allo scultore Ivano Ghiglia. Li ribadisco pubblicamente e anzi lo inviterei un attimo a farci qualche considerazione su questa realizzazione. Vieni Ivano. Thank you.
Grazie a tutti per la vostra presenza qui. È stato per me un grande onore poter riuscire a realizzare questa stele, e soprattutto è stata per me anche una grande emozione riuscire a conoscere questa vicenda che io non sapevo del tutto, non conoscevo bene, come poi mi sono ancora documentato anche sulla figura di Corrado Jax, e l'ho trovato veramente una persona che aveva tanta passione per il suo territorio, ma soprattutto anche per una passione proprio per il volo, per esempio, e questa passione qua e il territorio abbiamo cercato di poterla fondere in tutta questa stele. Quindi nella parte superiore appunto c'è raccontato il volo e la montagna, e nella parte sotto, anziché fare una classica lapide tirata dritta, c'è questa velatura come se fosse un ventaglio, come se fosse un drappo al vento, proprio questo vento che rappresenta questa il volo e la sua passione. E niente, per me è stata una grande emozione, e ho messo tutta la passione che ho visto in Corrado Jax per la sua valle, per la sua gente. E grazie a tutti e grazie al Comune, ringrazio per questa grande opportunità, per poter aver potuto dimostrare e poter rappresentare questa vicenda. Grazie a tutti. Solo più un attimo, mi sono dimenticato nei saluti. Oggi doveva essere presente con noi anche il Ministro per le Affari Regionali e le Autonomie, Enrico Costa. Per sopraggiunti motivi, impegni, non è stato presente. Mi ha mandato un messaggio di saluto che ora vi leggo. Caro Sindaco, impegni istituzionali sopravvenuti mi hanno impedito di raggiungere il Piemonte per partecipare alla commemorazione dell'onorevole Corrado Jax nel 50° anno della sua scomparsa. Conosco bene quanto questa tragedia sia impressa nella memoria dei tuoi concittadini, così come degli amici provenienti dalla Valle d'Aosta. A tutti gli intervenuti ti prego quindi di portare il mio saluto, nello scusarmi per l'involontaria assenza. Ti ringrazio per la meritoria opera di ricordo che la tua amministrazione sta portando avanti, e ti porgo un caro saluto. Onorevole Enrico Costa. Bene, adesso ci trasferiamo in località Arielle. Ci sono due navette lì nella piazza a disposizione degli amici valdostani, e poi con mezzi propri ci spostiamo pian piano su. Sono circa 2 chilometri, facciamo la benedizione, 2 piccoli interventi e poi ritorniamo di nuovo in piazza. Grazie a tutti. Parleranno d'amor, nel mio verso.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eterno riposo, dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. In Sion, Signore, ti si addice la lode, in Gerusalemme a te si compia il voto. L'Eterno riposo, dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Ascolta la preghiera del tuo servo, poiché giunge a te ogni vivente. L'Eterno riposo, dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Ritornello. L'anima mia spera nel Signore. L'anima mia spera nel Signore. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. L'anima mia spera nel Signore. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te il perdono, perciò avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Israele attende il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Ascoltiamo ora la parola di Dio che è presa dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, ecco io vi annuncio un mistero. Noi tutti non moriremo, ma saremo tutti trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compierà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Eleviamo ora al Signore le nostre suppliche. Fratelli carissimi, supplichiamo umilmente Dio Padre di misericordia per i nostri fratelli che sono morti nella pace del Signore. Preghiamo dicendo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché nella tua bontà, oh Signore, perdoni i loro peccati, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché tu accetti le loro buone opere, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché nella tua misericordia li conduca alla vita eterna, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore.
preghiamo anche il Signore per tutti coloro che sono in lutto per la morte di questi nostri fratelli. Preghiamo dicendo ancora: ascoltaci, oh Signore. Perché tu li conforti, o Signore, nel loro dolore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tu colmi il vuoto lasciato dalla morte con la dolcezza della tua presenza, noi ti preghiamo. Ascoltaci, perché tu accresca la loro fede e rafforzi la loro speranza, noi ti preghiamo. Ascoltaci, preghiamo il Signore anche per tutti noi che siamo pellegrini in questo mondo, perché tu ci conforti, o Signore, e ci confermi nel tuo santo servizio, noi ti preghiamo. Ascoltaci, perché tu elevi i nostri cuori al desiderio delle cose del cielo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, tutti insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia senza limiti, ricordaci sempre quanto breve e incerta è la nostra esistenza terrena. Il tuo Spirito ci guidi nella santità e nella giustizia in tutti i giorni della nostra vita, perché dopo averti servito in questo mondo, in comunione con la tua Chiesa, sorretti dalla fede, confortati dalla speranza, uniti nella carità, possiamo giungere insieme con tutti i nostri defunti nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo d'onoro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, e riposino in pace. Amen. Un piccolo intervento, il cugino di Corrado Jax, Emilio Jax. Leggerò semplicemente una poesia di Corrado. Blai Pru. Alla fin di zo de sin preche, zaito lo ciel colò di brusche. Derì lo soleil di Cuzel, che mesce, a vui sonor e sa tristesse. Zì da mon cœur la douceur d'una giornaia bien accomplita. E puis, come una faiblesse, lo souvenir di te che ti giuè, e cerca de melanconia. Ma je sento fra mia tête aux airs la force e l'espoir de mes 30 ans. Me so pato d'un coup tot un penser que me mancherai demain, alla fin de la via. Adesso parlerà il nostro amico Roberto Prato e ci dirà qualcosa su Corrado Jax per noi. Amici valdostani e amici di Castelnuovo, signori sindaci, siccome sono convinto che nulla accade per caso, trovo molto significativo il fatto che la sciagura aerea in cui persero la vita Corrado Jax e altre 7 persone si sia consumata proprio qua in terra di Castelnuovo di Ceva. Arvier e Castelnuovo di Ceva, due diverse regioni, due paesi separati da più di 200 chilometri, ma legati da un unico filo conduttore che inizia con la nascita di Corrado Jax ad Arvier e termina con la tragica fine proprio qui, di un'esistenza troppo breve, ma vissuta intensamente, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Valle d'Aosta e nel cuore di tutti coloro che ebbero la fortuna di conoscere questo grande uomo. Corrado Jax, un giovane uomo, brillante e dinamico,
che spicca tra le tantissime doti per la simpatia e la cordialità, per l'affabilità e la semplicità, doti che non a caso contraddistinguono pure gli abitanti di questi due paesi. La tragedia consumatasi 50 anni fa proprio qui ha lasciato ricordi incancellabili nella gente di Castelnuovo e dintorni. Sono numerose le testimonianze di quel tardo pomeriggio nuvoloso del 25 aprile 1966, le giravolte dell'aereo, il terribile schianto, il lacerante senso di impotenza di fronte a una simile sciagura e l'orrore per quelle vittime che morivano carbonizzate. Ma ciò che davvero conta è che oggi siamo qua, a distanza di ben 50 anni, ad onorare la loro memoria, con un'unica certezza. Questa sciagura non si è consumata invano, e proprio da essa sta nascendo una sincera ed autentica amicizia tra queste due comunità, destinata sicuramente a consolidarsi sempre più. E questa è la prova che dal male può nascere il bene. Concludo questo mio intervento ringraziando di cuore il sindaco di Castelnuovo, Mauro Rebuffo, che si è fatto per così dire paladino di questo mio tentativo, direi più che riuscito, di diffondere la conoscenza di quest'uomo straordinario nella nostra terra di Langa. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti e ci ritroviamo in piazza per il saluto. Si prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia, quante domande senza un perché. Ma l'amicizia sa, è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, questa canzone canta insieme a noi, la tua tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola detta ad un amico che è un po' giù, fare un sorriso che in alto vola, torna la vita di nuovo, si va su. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei.